Bene, buonasera, buonasera a tutti i nostri web ascoltatori, benvenuti e buonasera anche a Vincenzo Lita, direttore di Società Libera. Società Libera ormai a pieno titolo è diventata una trasmissione fissa a settimana alterna, una settimana sì, una settimana no. La nostra web TV e la trasmissione l'abbiamo intitolata Spazio Società Libera. E io è la seconda volta che faccio capolino qui, sto facendo come si può dire un po' da tutor, da conduttore per queste prime due, forse tre trasmissioni, però molto presto cederò il passo completamente a Vincenzo Lita che incomincerà ad avere i suoi ospiti e noi vi chiediamo scusa perché siamo in leggerissimo ritardo, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico perché fra Telecom che ci mette sempre il bastone fra le ruote perché il famoso digital divide non ci permette spesso e volentieri proprio di comunicare e fra poi dopo qualche problema informatico nostro interno, la cuffietta che non funziona e altri piccoli problemi, allora abbiamo fatto un po' di ritardo. Quindi andiamo a tamburo battente con i nostri argomenti. Vincenzo, buonasera, benvenuto. Buonasera a te e a tutti voi. Grazie. La prima domanda che ti faccio, noi abbiamo il dovere di completare quello che avevamo lasciato un po' a metà la volta scorsa perché i 30 minuti sono assolutamente volati e dobbiamo finire di presentare Società Libera. Quindi io ti inviterei a spiegare a tutti i nostri web ascoltatori, Società Libera appunto è un'associazione che ha degli appuntamenti fissi nel corso dell'anno e poi organizza degli eventi spot. Ci vuoi parlare degli appuntamenti fissi dell'associazione? Gli appuntamenti fissi sono essenzialmente tre, che coprono, come dire, tre aree diverse di interesse per questo gruppo di liberali. Il primo è il rapporto annuale sul processo di liberalizzazione, di cui abbiamo appena pubblicato la decima edizione quest'anno, l'abbiamo già presentata a Roma la scorsa settimana. E lo presenteremo a Milano l'11 di giugno. Che cos'è il rapporto sul processo di liberalizzazione? Appunto, lo facciamo da 10 anni, in tempi non sospetti, quanto di liberalizzazione non si parlava. Non era un argomento, come dire, molto gettonato così come in questi giorni a seguito dell'avvento del governo Monti. Sono 10 anni che 10 nostri professori del comitato scientifico hanno individuato 10 sottosettori della società civile che vanno appunto dalle privatizzazioni, alla scuola, alla giustizia, alle infrastrutture, alla sicurezza, e qui ogni anno fanno questa azione di monitoraggio per capire come, abbiamo portato avanti nel paese questa esigenza che noi già 10 anni fa individuammo. Se questo paese lo volevamo svecchiare e modernizzare, individuammo appunto in un processo di liberalizzazione. Peraltro, Quest'anno. Vincenzo, proprio oggi è uscita una newsletter dove tu hai scritto un pezzo. Io volevo leggere proprio un riga e mezzo dell'incipit perché è molto indicativo anche di tutto ciò che si occupa Società Libera. L'incipit di questo pezzo che hai scritto è: lo andiamo sostenendo da un decennio. Il paese è soggetto a quattro ingombranti criticità. 1. Una dirigenza non solo politica, fondamentalmente inconsistente, un'informazione inconsapevole e spesso inconcludente, un sistema giudiziario inefficace ed inefficiente, una criminalità organizzata sempre più penetrante. Tutto si lega, come dire, cioè il decimo rapporto sulla liberalizzazione in Italia si lega anche a tutto questo, vero? Sicuramente si lega a tutto questo, infatti i sottosettori che richiamavo prima praticamente sono quattro di quei sottosettori, li hai riportati tu nella newsletter di Società Libera che è uscita questa mattina. Infatti poi, come dire, il sottotitolo del rapporto di quest'anno si tratta di vere liberalizzazioni con punto di domanda. Ne discuteremo l'11, come dicevo prima, l'11 di giugno a Milano, ma va da sé che al di là della provocazione del titolo, come Società Libera siamo molto insoddisfatti evidentemente del percorso delle liberalizzazioni, sia in questi 9 anni che abbiamo trascorso, e sia dell'ondata di liberalizzazione che ci doveva essere all'inizio di quest'anno, di questo 2012, ma poi di fatto
si è parlato tanto, ma si sono concluse poche liberalizzazioni. Quindi I da quel paese. I frangiflutti della politica italiana hanno infranto l'onda di Monti. Sicuramente si è parlato di lobby presenti in Parlamento e via dicendo, ma al di là delle lobby che sono presenti in tutti i parlamenti d'Europa, eppure le liberalizzazioni del mondo occidentale si fanno o si sono fatte, al di là delle lobby presenti, dicevo, c'è un problema di, a mio avviso, di non volontà della classe politica presente in Parlamento in questo periodo, come dire, di rivoltare come un calzino, così come andrebbe fatto questo paese. Ti per voglio incalzare, Vincenzo. Incalza pure, incalza pure. Ti incalzo dicendo questo. Allora, va bene, l'11 è detto, l'11 giugno si parlerà di questo a Milano, giusto? L'11 giugno a Milano, alle ore 18. Alle ore 18 dove? Vogliamo dire il luogo? Sì, presso la Banca Popolare di Milano, in via San Paolo 12. Benissimo. Poi, tra l'altro, questo decimo rapporto è stato presentato anche a Roma, no? È stato presentato anche a Roma al Senato, sì, l'altra settimana, e abbiamo anche fatto un piccolo seminario di 2 ore e mezza ancora la scorsa settimana al Politecnico di Milano con 200 studenti che erano abbastanza interessanti, sul, appunto, perché ingegneri o architetti, futuri ingegneri e futuri architetti erano interessati al discorso delle infrastrutture e dei trasporti, perché poi uno dei capitoli del rapporto appunto è dedicato alle infrastrutture, e quindi qui specialmente di questi tempi è particolarmente interessante sviluppare delle discussioni per esempio sull'alta velocità, sull'esigenza o meno per un paese che sta nelle condizioni come il nostro di avviare una mega struttura, una faraonica struttura come la TAV. Io ti dico subito che noi come liberali in qualche modo siamo contrari a un'opera di questo tipo, ma anche perché al di là delle condizioni economiche del paese e delle condizioni finanziarie del paese, esiste una linea ferroviaria funzionante sul tratto che attraversa da Modane a Bardonecchia, e quindi in qualche modo si poteva tranquillamente prevedere il riassetto di questa linea e non spendere tutti i soldi che sono previsti per la nuova galleria, insomma. Continuo ad incalzarti. Allora, prima di arrivare a svelare, avevamo fatto una piccola anticipazione 2 settimane fa, prima di anticipare che cosa accade una cosa importante il 30 di giugno, io vorrei che qualche minuto lo dedicassimo invece ad un altro appuntamento fisso annuale di Società Libera. Sta per arrivare alla 5ª edizione, che è la marcia, ecco, lo vuoi dire tu? Ti ringrazio per avermi sollecitato su questo, perché, come dire, per una associazione liberale sentir parlare di marce è una cosa un po' sui generis, perché, come dire, i liberali in genere non marciano, marciano gli amici radicali, marciano i cultori di altre visioni politiche, mi riferisco molti ci sinistra. Marciano che è una cosa molti ci marciano, sicuramente, brava la battuta, mi è piaciuta, ma i liberali in genere non marciano. Bene, noi da 5 anni invece marciamo per i diritti umani, perché la specificità della nostra visione del liberalismo è che nel momento in cui io mi preoccupo appunto delle liberalizzazioni e quindi dello stato di libertà del mio paese, mi preoccupo dei mercati del mio paese, mi preoccupo di tante cose che attengono alla libertà individuale e collettiva nel mio paese, non posso girarmi dall'altra parte e far finta che nel momento in cui io mi occupo di queste cose in larga parte del mondo. Ma diciamo ad ottobre dove si marcia, Vincenzo? Mi piace dire in larga parte del mondo, i 50 paesi del mondo abbiamo, come dire, selezionato, abbiamo fatto un piccolo studio. Il problema della libertà individuale e collettiva è ancora un grosso problema. E allora, come liberali, abbiamo pensato di le marce internazionali libertà, di marciare insieme
ad una serie di comunità che in Italia sono comunità che appartengono a delle situazioni drammatiche, in alcuni casi si pensi fino a qualche tempo fa, finché non hanno liberato la San Suu Kyi, alla comunità birmana o alla comunità tibetana, alla comunità iraniana e perché no una piccola comunità completamente sconosciuta in Italia che è la comunità degli Uiguri, che è una piccola enclave, piccola poi per modo di dire, perché è una minoranza all'interno dei confini cinesi di 20 milioni di persone, che continuamente vengono massacrate, perché il termine giusto è questo, vengono massacrate dalle autorità cinesi che considerano il problema uiguro un problema interno, di politica interna appunto cinese. Con queste comunità abbiamo marciato per 3 anni a Roma e via dicendo. L'anno scorso abbiamo allargato il nostro orizzonte facendo 3 marce in contemporanea, stesso giorno, stessa ora, a Parigi, a Roma e a Berlino. E quest'anno, il 13 ottobre, Società Libera farà questo grande sforzo. Sabato 13 ottobre la marcia si ripeterà per la quinta volta in 10 capitali europee che vanno dalla Russia a Barcellona. È un segnale che noi vorremmo dare, perché qui di diritti umani, caro Marco, si parla tanto a proposito e spesso a sproposito, in molti si preoccupano dei diritti umani, però se noi non porteremo la gente d'Europa, la gente comune nelle piazze europee, gli europei, ad occuparsi di questi problemi, beh, difficilmente riusciremo a dare la spallata a chi di dovere, mi riferisco alla diplomazia internazionale, alcuni paesi del mondo che in qualche modo hanno tanta e grossa responsabilità sul discorso dei diritti umani, senza far nessun nome, ma si capisce a che cosa mi voglio riferire, difficilmente gli daremo una spallata da questo punto di vista. E la marcia di quest'anno, del 2012, ha anche l'obiettivo di rafforzare una proposta che già facemmo l'anno scorso, nello scorso ottobre, che è quella di far pressione nei confronti del Parlamento europeo, affinché si arrivi a proclamare una giornata in Europa per i diritti, per i popoli, delle minoranze, dei popoli di tutte le minoranze oppresse nel mondo. E speriamo di riuscirci. Ci arriva una domanda dalla chat da parte della nostra Silvana Bononcini, che dice: chi vede oggi nel panorama politico italiano di veri liberali? Oddio, questa è una delle domande più difficili e scabrose che la Silvana potesse mai farmi, perché distinto in qualche modo la risposta che mi viene da dare è nessuno, perché al di là della inconsistenza delle organizzazioni politiche che si rifanno al mondo liberale, quindi parliamo di pochi numeri e via dicendo, ma anche volendo fare un excursus così adesso panoramico sulla classe politica italiana, di liberale veramente c'è da vedere ben poco. Ci sono alcuni settori o alcuni momenti o alcuni argomenti che vengono trattati da un punto di vista liberale, ne voglio dire uno. Quanto dico da un punto di vista liberale, voglio dire che non hanno, senza avere in tasca la verità, perché la grande lezione del liberalismo è quello di non avere in tasca la verità e quindi la visione già pronta e impacchettata da vendere alla gente. E lo voglio fare questo nome perché poi forse ci permette di agganciarci a questa cosa che abbiamo annunciato per il 30 di giugno. Ed è per esempio l'onorevole Pisano, che ha fatto in qualità di presidente della bicamerale antimafia, ha fatto una splendida relazione in cui ha detto, e non me lo sarei mai aspettato da politico, che il problema della criminalità è tutt'altro che avviato su un binario che ci porterà alla vittoria, alla sconfitta o al contrasto come minimo della criminalità in senso molto concreto. Vincenzo, prima di arrivare alla criminalità organizzata e restando sempre sul tema dei liberali, tu come vedi il professor Antonio Martino? Che valutazione dai di questa persona?
Vedo il professor Antonio Martino personalmente molto, come dire, capace di interpretare un'istanza liberale nel momento in cui Martino parla di liberalismo e quindi di liberismo dal punto di vista economico, perché è bravo dal punto di vista economico, fa delle ottime, delle buone analisi e via dicendo. Poi naturalmente su Martino mi verrebbe da dire, ma che cosa ha fatto Martino in tutti questi anni se non accodarsi politicamente, come dire, ad un'organizzazione che poi è vero che all'inizio doveva fare la rivoluzione liberale, poi non ha fatto nessun tipo di rivoluzione. E sta finendo nella maniera più, come dire, inaspettata per molti, che è quella di questi giorni. Vediamo i risultati elettorali di queste amministrative, che poi tanto piccole non sono, perché, voglio dire, abbiamo chiamato alle urne qualcosa come 8-9 milioni di cittadini, in qualche modo. Vincenzo, c'è un'altra domanda dalla chat. Tonia ti chiede: l'associazione liberale riuscirà ad arrivare realmente alla liberalizzazione? Bisogna capire di che cosa, perché ripeto, in questi anni alcuni timidi passi avanti si sono fatti. Un esempio per tutti, non per fare della propaganda. Liberalizzazione essenzialmente deve significare concorrenza, e nel momento in cui significa concorrenza, significa interesse del cittadino. E Perché adesso poi necessariamente, scusa. scusami che c'è un leggero ritorno che ci fa fare Sì. un po' le comiche. Giocare a No, no, ping pong. scusami che ti ho interrotto, vai pure, poi dopo passiamo all'ultimo argomento. Abbiamo a disposizione 8 minuti. Bene, e dicevo, la liberalizzazione significa essenzialmente interesse del cittadino. Abbiamo avuto dei cattivi esempi, alcune cose spacciate per liberalizzazione in questi anni e che poi di fatto sono state delle privatizzazioni. Si è passato in alcuni casi da monopoli pubblici a monopoli privati, ma senza, come dire, affrontare il tema della liberalizzazione. Un esempio di liberalizzazione che capiamo immediatamente, in cui si è arrivato e mi auguro che si svilupperà in maniera più consistente nei prossimi mesi. Non più da un mese, sui binari delle Ferrovie dello Stato, in Italia, almeno nella tratta che va da Milano a Napoli, e fra qualche settimana mi dicono arriverà fino a Salerno, viaggia il treno Italo, con una concorrenza, come dire, no, non fantasmagorica, ma una buona concorrenza sui prezzi dei biglietti che vengono fatti dalle ferrovie, da Trenitalia e quindi dalle Ferrovie dello Stato. Questo è un buon Bene, esempio di liberalizzazione. questo è un buon esempio, sì, sono d'accordo con te. Dobbiamo necessariamente arrivare all'ultimo argomento perché è molto importante. Cosa succede? Abbiamo a disposizione 5 minuti e mezzo circa. Cosa succede il 30 di giugno? Perché è un giorno importante per Società È un Libera. giorno importante per Società Libera, e mi auguro non solo per Società Libera, perché, come dire, è passata questa fase organizzativa. Se stamattina io personalmente ho scritto sulla newsletter di Società Libera che tra i quattro grossi problemi che il paese ha, tra le quattro grosse criticità, vi è quello della criminalità organizzata, beh, allora da liberale dico, non possiamo anche qui girarci all'altra parte e far finta, fa tanti discorsi economici e via dicendo, e poi chiederci perché non c'è lo sviluppo nel Mezzogiorno. Sono tante le cause per cui non c'è lo sviluppo nel Mezzogiorno, ma a mio avviso una delle principali cause di questo non sviluppo è una presenza massiccia della criminalità organizzata che, a differenza di altre zone del paese dove sussiste sicuramente anche lì, però la differenza è data dal fatto che lì vi è nel Mezzogiorno, o almeno in alcune aree del Mezzogiorno, un massiccio controllo del territorio. E E quindi quindi se il io 30 controllo. che cosa succede? E quindi il 30 un convegno abbiamo organizzato, lo abbiamo organizzato dove? A Casal di Principe, cioè nel Nella Tana del paese dei Lupo. Casalesi, nella Tana del Lupo, nel paese dei Casalesi, con questa specificità lo facciamo anche in una chiesa. Come in maniera molto simbolica vogliamo, come dire, dimostrare che i convegni si fanno, come dire, non al coperto
è lontana e distante da dove poi c'è il nocciolo del problema, e vogliamo dare, come dire, un taglio un po' diverso, perché Marco, uno dei grossi problemi di questo paese è questo convegnificio continuo. Qui ogni giorno in Italia mancano tanti quattrini, però chissà perché i quattrini per i convegni ci sono. Bontà della politica, che evidentemente la maggior parte li foraggia. Però essendo un convegnificio continuo, poi non si arriva mai, come dire, a dire, beh, ma alla fine del convegno perché ci sono andato, che cosa c'era di diverso? Allora il nostro convegno vuole avere questo taglio, non fare nessuna denuncia sul fatto che la presenza della mafia nel paese, sarebbe ridicolo che noi andassimo a Casal di Principe a scoprire che c'è la mafia, o a dire che esistono quattro tipi di mafia e cose di questo genere. Dando per scontato che c'è la mafia, il problema è che cosa facciamo domani. Partendo poi da questo presupposto, la mafia ha bisogno di essere sconfitta attraverso, sì, un fatto repressivo, quindi ben venga la repressione delle forze di polizia, ci mancherebbe, ma se noi non affiancheremo alla repressione delle forze dell'ordine, non affiancheremo un grosso discorso che tende ad innalzare la cultura della legalità, specialmente negli ambienti giovanili, cioè a parlare laddove è possibile parlare di legalità e dimostrare che l'illegalità è una cosa che non conviene ai giovani stessi, e via dicendo. E se a fianco a questo non ci mettiamo anche a parlare di sviluppo economico in alcune zone, beh, noi secondo me faremo della buona accademia, o se non facciamo della buona accademia, come minimo saremo funzionali a un ragionamento che tanto piace alle forze politiche, e tanto piaciuto alle forze politiche in questi anni. A che cosa mi voglio riferire? Ogni tanto si sente in televisione che, con molto trionfalismo, che è stato arrestato uno dei primi 30 ricercati in Italia. E vabbè, ma questo non ci assicura, come dire, che quel signore non farà più i suoi traffici personali in giro per l'Italia o per il Mezzogiorno d'Italia, ma siamo altrettanto sicuro che sarà sostituito dal 31esimo, dal 32esimo, dal 33esimo dei più ricercati d'Italia. E allora qui in qualche modo ci inventiamo un'azione corale, complessiva, che ponga il problema della criminalità come problema nazionale e non come problema meridionale, e avendo anche un altro taglio, perché qui spesso si combattono le mafie un po' a compartimenti stagni, c'è chi si occupa della mafia di Cosa Nostra, chi della Camorra, chi della Sacra Corona Unita e chi dell'Andrangheta. Il problema della mafia è uno, va affrontata sul piano della cultura, della legalità, a muso duro, considerando un Moloch che poi ha alcune diramazioni e via dicendo, ma gli affari, gli intrecci, la penetrazione, il modo di comportarsi e i guai che combina la criminalità organizzata per il tessuto connettivo del nostro paese è qualcosa che va affrontato in maniera, come dire, unitaria e complessiva. Poi vorremmo fare anche delle proposte su questo, semmai poi ne parliamo anche in avanti, da qui al 30 di giugno avremo un attimo di tempo, anche le proposte complessive che riguardano i mass media, che riguarda l'informazione, perché che tipo di informazione per esempio abbiamo su problemi di questo tipo nel paese? Vabbè, arrestato il tizio a Reggio Calabria, apparteneva a tale famiglia, oppure è successo il misfatto criminoso perché c'è stato un morto o c'è stata una sparatoria, via dicendo, lo si tratta in maniera avulsa un po' da tutto il resto, ognuno tratta i suoi, l'informazione dei giornali o delle televisioni, anche locali, via dicendo, ognuno guarda il suo pezzo di mafia che purtroppo si ritrova sul territorio. Bisogna alzare il filo. Tempo assolutamente tiranno. Allora, io direi, anzi, stasera ti ho visto veramente appassionato e la cosa ci fa davvero, davvero piacere. E ci puoi fare qualche, in chiusura, qualche nome? Fra l'altro, a proposito, voglio dire, della convegnistica,
L'altro giorno, proprio sulle mafie, alla Camera dei Deputati c'è stato, diciamo, un gran bel convegno, sono state dette tantissime cose, però zero proposte. Cioè, per dirne una, la relazione di Beppe Pisano continua a stare ancora nei cassetti di Camera e Senato e non viene discusso. Ci vuole qualche nome, qualche anticipazione delle presenze che ci saranno a questo convegno e sì, un accenno all'obiettivo politico di questa iniziativa? Sì, mi fai dire solamente una cosa in 5 secondi. Io l'ho visto quel, convegno della Camera dell'altro giorno e devo dire che però se da parte del Presidente della Camera solamente per aver fatto un convegno in un'aula ovattata di Montecitorio con degli esperti, con degli addetti ai lavori, arriviamo poi in conclusione a definire che è stato questo un bel segnale per il paese, questo incontro è stato un bel segnale per il paese, Marco, fammelo dire, mi è venuto da ridere. Perché questo, voglio dire, non si fanno non facciamo i convegni fra di noi per dare dei bei segnali al paese, anche perché se non lo sanno gli altri, appunto, sappiamo solamente un po' gli addetti ai lavori e via dicendo. Dai convegni devono uscire delle modalità operative, bisogna o che ci schiariamo l'idea all'interno dei convegni, capire dove si sbaglia, che cosa non è stato fatto, che cosa si può fare e via dicendo. Ma se io faccio un convegno in cui dico che l'Italia ha la più bella forza di contrasto dal punto di vista militare che l'Occidente conosca, abbiamo la migliore magistratura che l'Occidente conosca, abbiamo la migliore legislazione che l'Occidente conosca, a me da povero cittadino mi alzerei in piedi e chiederei: e com'è che abbiamo anche la migliore mafia? Ci abbiamo tutte queste cose belle, vuol dire che qualcosa non funziona. Questa è davvero una bella domanda. Comunque, per la cronaca, allora, oggi a Re dei Video Poker hanno confiscato, perché un po' di tempo fa gli avevano sequestrati, qualcosa come 330 milioni di euro. Cioè, stiamo parlando con questi numeri, c'è una singola persona di Reggio Calabria che è stato già condannato a 18 anni di carcere, quale prestanome di potentissime cosche del Regino, gli hanno sequestrato 330 milioni di euro, cioè di questo parliamo. E Vincenzo, guarda, ti lascio la parola per gli ultimi due minuti, perché ahimè, come la volta scorsa, questi 30 minuti sono scivolati in un baleno e forse prima del famoso convegno organizzeremo anche una trasmissione speciale. Ci dobbiamo pensare, perché è importante. Sì, mi chiedevi prima mi chiedevi dei partecipanti. Sì, se ci puoi anticipare qualche nome. Le anticipo qualche nome. Allora, prima di tutto mi piace ricordare Giuseppe Pisano lo dicevo prima, per la sua bella relazione fatta sull'antimafia. Pisano sarà a Casal di Principe e questo in qualche modo è un piccolo segnale. Ci sarà Ernesto Savona, è professore della Cattolica di Milano, criminologo, membro del Comitato Scientifico di Società Libera, con cui insieme abbiamo progettato e stiamo organizzando il convegno. Ci sarà il procuratore capo della Repubblica di Santa Maria Capo Vetere, che ha la competenza sul territorio di Casal di Principe. Ci sarà un ex magistrato, Giuseppe Ayala, ci sarà Piero Stellino, l'editorialista del Corriere della Sera, poi un'altra volta capiremo meglio perché l'abbiamo invitato e via dicendo. Ci sarà Antonio Ingroia, il procuratore aggiunto della Procura Distrettuale Antimafia di Palermo, Franco Roberti, procuratore della Repubblica del Tribunale di Salerno. Stiamo aspettando ancora 5 conferme, sono essenzialmente di 3 magistrati ancora, del napoletano, di un giornalista, e ahimè, devo dire qui ahimè, e forse su questa nota polemica chiuderemo la nostra trasmissione, quella di Fabrizio Barca, ministro per la coesione territoriale, che serviva nell'ambito di questo convegno, perché se abbiamo detto che i filoni su cui muoversi devono essere 3, sugli altri 2 siamo ben coperti, su quello della cultura della legalità
su quella della repressione, evidentemente aspettavamo che il governo, in qualche modo, attraverso il suo ministro, dicesse che cosa fa e che cosa ha intenzione di fare per il prossimo futuro della coesione e dello sviluppo economico di questi territori. Sono stato nei 2 minuti. È rimasto nei 2 minuti, però mi è rimasto il dubbio. Ma il ministro viene o no? No, stavamo aspettando ancora 4 risposte, tra cui il ministro. Ah, ok, quindi ancora c'è speranza. Speriamo che il ministro venga. Allora, Vincenzo, grazie davvero. Grazie noi a te. E adesso chiudiamo, ti ringrazio e ti saluto, ti auguro una buona serata e ci rincontriamo con i nostri web ascoltatori fra 2 settimane, salvo che non decidiamo di fare trasmissioni speciali, quindi lo saprete sicuramente da Facebook, dal sito internet di Società Libera, che non l'abbiamo ricordato all'inizio della trasmissione, ma lo facciamo alla fine, www.societalibera.org, e se decideremo di fare la trasmissione speciale lo saprete anche dal nostro sito internet www.liberi.tv. Allora, grazie Vincenzo, adesso passiamo la linea alla regia, perché la prossima trasmissione è una new entry, per cui si arricchisce liberi.tv di una trasmissione che parlerà di economia e di mercati finanziari. E, mi raccomando, continuate a seguirci. Vincenzo, se tu vuoi seguire la nostra trasmissione sull'economia, sei invitato anche tu. La linea alla regia, un paio di minuti e appronteremo il collegamento e rivedrete di nuovo il mio faccione.